caso di incidente grave all'interno dell'azienda. Altro punto per cui evidentemente non siamo... Noi abbiamo delle preoccupazioni perché lasciare tutto al Ministero significa allontanare anche dal territorio e sia dalla supervisione degli enti locali ma anche dei cittadini stessi che la bonifica avvenga veramente. Potrebbe ridursi tutto in poca cosa e non considerare invece che lì si sono riversati 600.000 litri di petrolio e l'80% è ancora all'interno dell'alveo. Quindi è stato distrutto un ecosistema perché lì c'erano comunque animali e vegetazione e adesso in questo momento non ci sono sicuramente più. Noi vediamo ancora riemergere petrolio ogni volta che piove perché appunto è impregnato di petrolio e il fatto di allontanarsi è sicuramente un modo per evitare la bonifica. Finanza che non sa che cosa deve fare in caso...